Buongiorno a tutti, vediamo se siamo in diretta, stiamo per partire. Allora, controlliamo soltanto se ci siamo. Sì, ci siamo. Allora, benvenuti. Doppietta questa settimana per la diretta cinofila. E questa sera abbiamo come ospiti Fyodor Verzola, assessore per le politiche animali di Michelino, e l'avvocato Francesca Mandarini, responsabile dell'ufficio legale della LAV Torino. Stasera mi sento importante. Oltretutto, per chi avesse assistito alla diretta di ieri sera, quella con Luca Spennacchio, molto interessante, è un po' collegato il discorso, perché ieri abbiamo parlato del fenomeno delle staffette in Italia, molto variegato e delicatissimo. Siamo anche stati molto, abbiamo visto diversi punti di vista, è stato molto interessante. Questa sera parleremo dell'abbandono. Abbandono sia come problema reale, sociale, e anche cercando di capire dove ci sono delle ipocrisie e dove si potrebbe migliorare anche da questo punto di vista. Ciao Giovanni, bentornato, benvenuto. Quindi adesso cominciamo a tirar fuori gli ospiti di questa sera. Cominciamo da per cavalleria dall'avvocato Francesca Mandarini. 3, 2, 1. Benvenuta Ciao. Francesca, eccoci qua. E andiamo a pescarci anche Fyodor Verzola, assessore della città di Michelino per le politiche animaliste. Buongiorno, Buonasera a tutti, bentornato. ciao Rocco, ciao Francesca. Ciao. Allora, anche se siete, come dire, ospiti importanti, vi darò del tu, anche a lei, assessore, io mi permetto di darle del tu. Allora, come state intanto? Bene, molto bene, fa un po' caldo. Sì. Infatti ho il ventilatore acceso, ogni tanto magari vedrete i capelli che spostano. Diciamo che anche io oggi ho avuto qualche difficoltà e avrei voluto andare in giro con i miei gatti. In giro con i gatti? Come i miei Ah, gatti. come i tuoi gatti, come i tuoi gatti. Bene, Nudo. allora, intanto volevo, voi insieme collaborate anche attraverso un blog, vero? C'è un blog di Michelino Bestiale sulla quale c'è una rubrica della dottoressa. Sì, è un blog, diciamo, che si pone l'obiettivo di affrontare le tematiche animaliste da un punto di vista culturale. E la rubrica che abbiamo aggiunto recentemente è proprio quella dell'avvocato bestiale che affronta le tematiche animaliste da un punto di vista legale, invece. Allora, ma un avvocato che tratta di questioni animali, quindi immagino che ci sia tanto da fare, tanto da dire, ma faccio subito una domanda per quale sono molto curiosa. Esiste un codice in Italia che tratta il diritto degli animali? Magari Non esiste. saremmo molto avanti, anzi, tu sei molto avanti a pensarlo. In realtà, purtroppo, siamo molto indietro. Ci sono qua e là delle leggi che hanno normato, modificato, introdotto degli articoli nel codice, per esempio nel codice penale, pensiamo alla famosa legge 189 del 2004, e in qualche modo hanno migliorato la situazione degli animali. Ma purtroppo finora non abbiamo delle norme così precise e puntuali, e soprattutto la ratio legis di queste norme sostanzialmente è la tutela del sentimento che l'essere umano prova nel vedere il maltrattamento o l'uccisione o l'abbandono dell'animale. Quindi Quindi è una visione un po' specista, dicevamo, cioè è per noi sostanzialmente, ci autoteliamo dei nostri sentimenti per non rimanerci troppo male se maltrattiamo gli animali. Esattamente, sì. E quindi diciamo che l'animale rimane un oggetto e non un soggetto di diritto. Quindi siamo sempre nell'ambito del codice civile dal punto di vista della proprietà, giusto? Sì, nell'ambito penale, con l'introduzione della legge 189 del 2004, ci sono stati diciamo, c'è stata un'apertura, un miglioramento molto significativo. Nel codice civile siamo invece molto indietro, perché appunto l'animale viene considerato una res, che in latino vuol dire una cosa, e quindi trattato come tale. Che tra l'altro questa cosa qua, lo dico per esperienza personale perché ho lavorato per anni in quell'ambito,
ha delle ripercussioni anche banalmente nel mondo assicurativo. Assolutamente. Ti schiacciano il cane ti muore. E da un punto di vista personale, empatico, familiare, il problema è enorme, ma poi si deduce fondamentalmente a un'iscrizione all'anagrafe canina e si ha un meno un pedigree. Bravo, esattamente, se ha un valore economico. Se il tuo cane è stato pagato, allora ti verrà risarcito il valore del cane. Se il tuo cane, o prendiamo più facilmente i gatti, che molto spesso non sono di razza, non ha quindi un valore economico, non ti verrà rimborsato quasi nulla. Quindi il morale che tu subisci non viene quasi riconosciuto, perché non venendo riconosciuto il legame, se non in minima parte, ci sono dei miglioramenti, eh? In Italia per esempio è stato introdotto una norma che ha stabilito che è vietato vietare di detenere animali in condominio, una norma molto importante. Questo è molto importante, sì, che rimane ancora il problema in questo caso, pensiamo agli affitti, vero? Se non sbaglio sugli affitti c'è anche un grosso problema. Credo che sei veramente super informato, complimenti. Grazie. Esattamente. Purtroppo ancora lì c'è questo problema qua. Quindi cose da fare ce ne sono come sempre tante. Quello che dicevamo prima di entrare in diretta era anche citando quello di cui parlavamo ieri sera, è che si torna sempre sulla questione, è un problema culturale. Però se ci affidiamo a questa, secondo me, questo è il mio parere personale, ho paura che se aspettiamo questo cambiamento sempre culturale in Italia su certe cose, purtroppo abbiamo, cioè io francamente penso di non arrivarci vivo a vedere questi cambiamenti culturali, e quindi secondo me la necessità di normare meglio certe situazioni, e qua do la palla anche all'assessore che vive di questo sostanzialmente, se ne sente personalmente la necessità. Poi non so però comuni, regioni, e poi l'avvocato tornerà a parlarcene a livello nazionale, quanto comunicano e quali sono le responsabilità di un comune. Ieri sera per esempio ho scoperto, non lo sapevo, che il sindaco di una città è responsabile dei cani, comunque degli animali randagi o comunque presenti nel territorio, come se fosse sostanzialmente un proprietario. Correggetemi se sbaglio. E questa cosa qua se la dimenticano nel 90% dei comuni in Italia, ho la sensazione. Assessore, a lei. Sì, prima facevi riferimento al problema culturale, che non sai, nessuno sa, no, se riuscire a superarlo. E qui però c'è da dire che i problemi culturali si affrontano e si superano con le rivoluzioni, e qui c'è bisogno di una rivoluzione culturale in ambito cinofilo che si ponga anche l'obiettivo di avere una cabina di regia a livello nazionale, perché spesso purtroppo tutta la gestione delle politiche animaliste è demandata ai comuni, alle regioni, che si muovono in maniera assolutamente asincrona. Quindi ci sono comuni più virtuosi come Nichelino, chiaramente, e comuni che non hanno nemmeno un accenno per affrontare questo tipo di certo, problemi. Ti tengo a spiegare perché dice Nichelino, non perché lui è l'assessore, non solo perché lui è l'assessore di quella città, ma perché oggettivamente, ed è un dato di fatto, è la prima città in Italia che ha messo su un ufficio tutela animali strutturato, cioè non c'è un garante per gli animali laddove magari il comune si nasconde un po' lasciando, delegando a questa persona che non ha nessun potere. C'è un ufficio con degli ufficiali, con un corpo di polizia, con un agente scelto, quindi voglio dire c'è una responsabilità politica dietro questa scelta. Questo è un accenno di rivoluzione. Siccome io sono animalista, ma sono anche comunista, scusatemi, non è ancora un reato. Sono pure del toro, quindi non me ne faccio neanche uno. Però qui c'è bisogno di una rivoluzione, non serve cambiare le cose solo a Nichelino, ma noi le vogliamo cambiare a livello nazionale. Vogliamo una legge che affronti in maniera seria e concreta la cinofilia in Italia, e dia prescrizioni, regole, limitazioni, perché qui siamo allo sbando e ne subiremo le conseguenze, siamo lontani anni luce anche soltanto da un approccio. Ecco, adesso tu hai dichiarato un'appartenenza politica che è legittima, però dal punto di vista degli animali, almeno sugli animali, si riuscirà in Italia? Io so che in Parlamento mi pare che ci sia un intergruppo, ma non penso che lavori bene, perché se lavorasse bene ci sarebbero delle cose migliori.
Vi parlate tra destra, sinistra, centro, centro-sinistra, centro-destra? Cioè, c'è un disco a livello nazionale, o anche realmente a livello comunale, la questione animale viene vista in maniera collegiale oppure anche lì ci sono tante... Guarda, è molto difficile affrontare questo argomento, perché le politiche animaliste vengono sempre viste come qualcosa di secondo piano, insomma, qualcosa di meno importante. Invece, questo l'ho detto un sacco di volte, anche quando sono venuto da te in diretta, le politiche animaliste devono essere affrontate in questo momento da un punto di vista sociale e anche di contrasto alle nuove povertà. Non possiamo non tenere conto che ormai quasi una famiglia su due ha un animale domestico, un cane, un gatto o quant'altro, e allora è chiaro che la politica che abbia un minimo di visione prospettica, un minimo di lungimiranza, deve affrontare mettendo mano al portafoglio, creando, spero, un ministero dedicato alle politiche animaliste, esattamente come abbiamo fatto noi qui a Michelino, creando un assessorato specifico alle politiche animaliste, che è stato il primo in Italia e credo, se non l'unico ancora, insomma, uno dei pochissimi. E uso una citazione perché poi Gandhi ce ne ha fornite tante, no? A livello animalista, però qui diceva semplicemente che i nostri pensieri, seppur buoni, sono perle false finché non si trasformano in atti reali e concreti. Allora noi dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo e in questo senso, come dicevi tu prima, dobbiamo cercare anche di parlarci un po' di più per affrontare un argomento che però non deve essere affrontato in punta di sentimentalismi. Qui faccio una critica politica, come fa ad esempio la Brambilla, no? È facile farsi le foto con l'agnellino, col cagnolino, eccetera eccetera, però poi devi andare a intervenire sui reali problemi, sulle povertà, sui meccanismi che, per tornare al caso specifico di questa serata, poi creano e innescano l'abbandono. Ovviamente il ministro Brambilla, qualora volesse venire in diretta su Dosportal a confrontarsi su questi temi, è la benvenuta. Ma non è più ministro, da un punto di vista legale, tornando all'avvocato, guardo anche un attimo l'altro monitor, mi chiedo scusa un secondo. Ecco, da un punto di vista legale, a volte leggo, secondo te, per esempio, l'inserimento degli animali, io li chiamo animali domestici perché, perdonatemi, la parola pets e pet owner o quelle robe lì le odio, non ce la faccio più, forte di me mi viene l'orticaria. Animali domestici, inserirli nello stato di famiglia, per esempio, se ne parla, è una questione fattibile da un punto di vista anche legale, ha una motivazione, perché io in maniera ignorante la mia visione è che potrebbe avere un senso, non perché alcuni dicono no, perché si umanizza l'animale, no, si parla di legge, si parla di inquadramenti, non è una questione umanizzante, è la questione che se io ho un semicane, a parte del mio nucleo familiare, acquisisce anche secondo me una responsabilità, è più importante da un punto di vista legale. Quindi se tu il mio cane me lo ammazzi, o io abbandono il mio cane, o il mio cane viene investito, o il mio gatto, deve essere maggiore, però non se ne parla di queste cose qua e non capisco perché non si riesce a recuperare in questo senso, secondo te. Ma allora, sicuramente sarebbe una cosa ottima e sarebbe più che ottima per gli animali. Il problema è, come diceva giustamente Fiodor, l'assessore, è proprio culturale, cioè ci vuole prima di tutto una rivoluzione da un punto di vista culturale, perché se non c'è questa nuova consapevolezza, se non c'è questa visione nuova dell'animale domestico, perlomeno dell'animale domestico, come un essere che ha una soggettività giuridica, tutto il resto non può venire, è impossibile. In realtà già solo l'anagrafe canina, se fosse utilizzata in un certo modo, cosa che non è utilizzata per niente. Oltretutto, se non sbaglio, mi confermi questa cosa che non ho mai capito, se io perdo un cane in Puglia e questo cane vaga fino al, non lo so, nelle Marche,
non, è vero che non c'è il rischio che non si capisca dove arrivi, cioè che non si comunichi, che non parlino i registri. Esattamente, ma come anche Questa cosa, ragazzi, è scandalosa. Parliamo di digitalizzazione, di smart ogni cosa, facciamo parlare una banca dati a livello nazionale. esatto. Ma poi la funzione dell'anagrafe canina è meramente quella di avere un riferimento nel caso in cui l'animale possa arrecare danno a terzi o venga smarrito. Invece dovrebbe diventare qualcosa di più, potrebbe diventare qualcosa di più, visto che c'è già. È uno strumento che esiste e potremmo renderlo migliore. Uno strumento che potrebbe darti, per esempio, non so, tu risulti proprietario e hai diritto a non pagare l'IVA sui farmaci, a non pagare l'IVA sul cibo, attraverso una tesserina, per esempio. Ma sono sciocchezze che in realtà, collegandoci alle situazioni di povertà, sarebbero molto utili perché in questo momento, soprattutto dopo il Covid, abbiamo avuto tantissimi casi di persone e io sono prima che una volontaria all'interno dell'ufficio legale della LAV, sono una volontaria della LAV, gente che non ce la fa più a non tenere il proprio animale e ci chiede aiuto. Io adesso non so chi ci segue in questo momento, se vuole scrivere quanto spende mensilmente, ma comunque la spesa per l'accudimento basica di un animale c'è. E quando cominciamo ad andare anche dal veterinario, oltre alle profilassi normali, che hanno anche il loro costo, appena entri in clinica per un problema banale, meno di 500 euro non esci. Infatti, vogliamo È parlare di farmaco. fatti? E quindi adesso siamo in periodo di dichiarazione di redditi. Dichiarazione di redditi, noi possiamo scaricare niente sostanzialmente. Quest'anno hanno aumentato il massimale a 500, ma c'è una franchigia di, mi pare, di 170 euro. Quindi vuol dire che se voi spendete 1000 euro, di quei 1000 potete scaricare la differenza tra 500 e 170, qualcosa che è il 1000. Quindi non potete scaricare sostanzialmente nulla. Che cosa ci va a togliere il massimale o ad aumentarlo? Perché altrimenti. Il mio punto di vista è non facciamo le campagne contro non, la cosa non si sposa, no? È solo un po' solo marketing. Io condivido assolutamente, ma basterebbe anche abbassare l'IVA al 4% sui farmaci, per esempio. Perché adesso l'IVA, se parliamo di IVA, come siamo messi? È Sui quella farmaci e sugli alimenti? classica, il 22. Sì. Quindi vuol dire che compriamo la pasta al 4%, giusto? Per l'alimentazione umana, e se le crocchette invece c'è un supplemento del 22%. Significa questo. E questo, per esempio, potrebbe essere un. Poco, tra virgolette, per permettere alle persone, non dimentichiamoci che tantissimi animali svolgono un ruolo fondamentale nella vita delle persone, per esempio anziane, per le quali sono a volte veramente l'unica compagnia, l'unico riferimento emotivo. E molti anziani non prendono più il cane perché non possono permettersi di mantenerlo. Sì, certo. Poi qua subentra anche una questione, diciamo, più cinofila, perché lì la gestione del cane per un anziano è sicuramente complessa anche nei confronti del cane. Però, per esempio, un cane anziano in buona salute, io conosco, c'è una mia vicina di casa carissima, una signora anziana, ma se mi sente che la chiamo anziana mi picchia. Però è una bellissima signora, ha un pastorello, un meticcio, lei va, cioè, non rispetta le leggi, questo cane lo tiene sempre libero, perché poverina ha un problema al braccio, ecco, e l'affiatamento tra questa persona e questo cane è bellissimo. Quindi sicuramente sì, è evidente che il cane ha un ruolo importante per le persone, ma non dobbiamo più dircelo, cioè è talmente palese, cioè il mio grande quesito è talmente palese perché non si fa così poco. Però tu scrivevi che in Italia ancora oggi sono abbandonati circa 50.000 cani Sì, ogni anno. tantissimi. Ogni anno 80.000 gatti e addirittura 16.000 tartarughe, che voglio dire, è una cifra veramente assurda. E quindi sì, sicuramente c'è un problema significativo da questo punto di vista, perché
come dicevamo, l'abbandono non riguarda solo l'abbandono estivo e noi questa sera infatti non stiamo parlando dell'abbandono estivo, quello è un problema, ma l'abbandono è qualcosa di molto più grande e causato da vari motivi, tra cui per esempio l'arrivo dell'estate, ma non solo. Sì, su questo se posso intervenire, noi come Michelino non abbiamo una percentuale in incremento rispetto all'estate. Sostanzialmente noi non abbiamo abbandoni estivi, anche se noi facciamo la nostra classica campagna di sensibilizzazione, a Michelino li amiamo e non li abbandoniamo. Però da all'incirca 4 anni a questa parte, da quando io iniziato a ricoprire la carica di assessore, occuparmi di delega alle politiche animaliste, c'è un tema molto sentito che è quello del cane sociale, che entra nel canile per difficoltà legate al mantenimento dello stesso. Non c'è il classico cane abbandonato per andare in vacanza, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime persone, questa è una piaga che è in incremento e noi stiamo cercando di affrontare, ma con mezzi limitati, che è quella delle persone, come facevi riferimento tu, Francesca, che non riescono più a mantenere economicamente i propri animali. E questo è un dramma. Questo è un dramma perché, come si parlava prima di ipocrisia, più che svuotare i canili, noi dovremmo preoccuparci di non riempirli i canili, perché se non forniamo gli strumenti per agevolare il vissuto tra uomini e animali, allora siamo anacronistici. Beh, ma Questo c'è bisogno di una rivoluzione culturale, ma soprattutto sociale, intervenendo economicamente. basti pensare, siamo appena usciti, no, diciamo, siamo usciti dalla fase peggiore del Covid, durante il lockdown. Cioè, quanta incertezza e quanta poca chiarezza c'era sulla questione dei cani di famiglie coinvolte dall'epidemia. Cioè, non si sapeva cioè, come gestire i cani se qualcuno si prendeva il cane. Va al canile, non va al canile, cioè, ognuno ha fatto un po' il suo, oppure non ha fatto, perché poi nel caso i volontari, che come voi avete istituito un corpo volontario per andare a portare i cani, ma è cioè, una cosa semplice, ma anche lì sembrava una cosa impossibile. O addirittura, se non ricordo male, i voucher per i buoni spesa. Tanti comuni si sono presi la briga, la LAV ne ha trattato, si è presa la briga di deliberare negando l'acquisto ragazzi, dell'alimentazione degli animali. Cioè, quello lì era un decreto che non prevedeva questa negazione. Cioè, vuol dire che le Un persone. eccesso di zelo, non si Un capisce. È eccesso di una zelo in follia, negazione. chiamiamola anche così. E quindi capite che da questo punto di vista va bene fare il calendario 2020, no abbandono con i cani carini, però fatelo se dovete vendere delle crocchette, perché un ottimo sistema per fare un ottimo per fare marketing, però non serve a nulla. Uno, perché le Certo. condividiamo solo noi, e due, perché sono intrinseche di ipocrisia molto cosa. Il mio auspicio è che qualcosa si possa fare, perché se no mi rifiuto anche di andare a condividere queste campagne, perché diventa veramente frustrante. Francesca, da un punto di vista, come avvocato, ci sono dei casi particolari? Quali sono i casi nella quale venite coinvolti dalla giustizia, per esempio? Oltre alle beghe condominiali, immagino, quali sono i casi più Tantissimi, tanti? variati, sicuramente le beghe condominiali, la tutela delle colonie feline, per esempio, che comunque anche qui se non c'è una politica all'interno del territorio che si prende la briga di gestire le colonie, di regolamentarle, di considerarle, ecco, anche lì poi ci sono dei problemi seri. E poi ogni tipo di problema che riguarda gli animali, i colombi e la signora che magari dà da mangiare al colombo, il maltrattamento, l'uccisione. Ho seguito delle vicende molto tristi, molto brutte che riguardavano magari gli animali che sono morti. Per esempio, mi ricordo quella di un cane che era stato
affidato a dei signori e il cane è morto strozzato nel suo collare, girando intorno a un palo al quale l'avevano legato perché non avevano così tanta voglia di seguirlo. E insomma, ho difeso anche un toro, tra l'altro. Assolutamente. Quindi l'orso del Trentino avrebbe bisogno di un avvocato come te in questo momento. Beh, diciamo che l'orso del Trentino avrebbe bisogno anche di politici, come per esempio l'assessore con cui parliamo stasera, che ha voglia di metterci la faccia, di impegnarsi in prima persona, perché è fondamentale che le persone capiscano che questi argomenti, come dicevamo prima, non sono argomenti inutili e poco importanti, ma che ci sono persone serie che si impegnano e che ne vogliono parlare, che ne parlano e che si impegnano per migliorare la situazione. Perché se Assolutamente. lasciamo in mano tutto questo solo alle associazioni di volontariato, non possono, non si arriverà mai ad ottenere quello che invece si No, deve ottenere, perché non basta, ci vuole la. non basta, e soprattutto secondo me, per quanto le associazioni di volontariato si impegnino, è scorretto delegare in Italia sempre tutto al volontariato. Il volontariato deve Ognuno ha il suo ruolo. Poi, come dicevamo ieri con Luca Spennacchio, c'è un grande problema anche di gestione delle risorse nel mondo del volontariato, perché si contavano, si erano fatti i conti di cifre stratosferiche per quanto riguarda la gestione adozioni, staffette e quant'altro. Grandi associazioni che poi puntualmente si dividono, si dividono, si dividono e diventano tante piccole associazioni che chiedono i loro 5 per 1000. Ecco, se tutti questi soldi invece di essere sprecati venissero coinvolti e coinvogliati in dei progetti, microprogetti per migliorare le cose, probabilmente no, qualcosa cambierebbe. Però torniamo a cultura e a normativa, perché assessore, se voi mi togliete un cane perché io non maltratto, cosa posso fare il giorno dopo? Non prendo più un cane, mi mettono una. Esiste una blacklist? No, blacklist non si può dire. Esiste una lista vietata per chi maltratta gli animali? No. No, non esiste, e questa è una cosa Vedete. frustrante perché noi abbiamo avuto casi di palese maltrattamento che però la legge non ci diceva che erano tali, e quindi abbiamo dovuto agire in maniera diversa, cercando di aggirare il problema, riuscendo a trovare delle soluzioni che però si sono rivelate momentanee, perché poi queste persone 2 giorni dopo avevano già preso dei cani. E non cani, voglio dire, di facile gestione. Anche qui è proprio un discorso generale. La cinofilia va affrontata in maniera seria, bisogna parlare anche con l'introduzione di un patentino, che potrà sembrare una parola brutta, ma dei corsi di formazione per parlare di cose fondamentali come la memoria di razza, per capire che se tu ti prendi un cane corso o un dogo argentino, di sicuro avrai dei problemi se non ti fai aiutare nella gestione quotidiana, nella conduzione dello stesso da un esperto. Parlare di prossemica, parlare di assicurazioni anche. Questo è Non è quello che ci non è ancora troviamo un a obbligo, livello però. locale. Perché, ne parlava prima Francesca, purtroppo chi prende un animale prima o poi arriverà a dover affrontare il costo di cure specifiche che inevitabilmente saranno elevate. Un'assicurazione può aiutare in questo senso, può aiutare una conduzione e una quotidiana anche sapendo cosa andare a scegliere, no, a livello di cibo per il proprio cane, perché anche lì a livello ci sono tantissime cose da fare. Il problema è che ci sono comuni che fanno tanto e comuni che non fanno niente, ma soprattutto manca una cabina di regia, che è quella che noi auspichiamo che si possa creare prima o poi. Per fare un piccolo esempio di quello che succede qui a Nichelino, no? Noi parliamo, certo, condanniamo l'abbandono, però offriamo una serie di servizi utili alla conduzione e alla gestione di una dinamica urbana del cane che pochissime città offrono. Pochissimo tempo fa io sono andato in una biblioteca di un paese limitrofo, di cui non faccio il nome,
e non mi hanno fatto entrare perché avevo il cane dietro. Questa è ipocrisia. A Nichelino questo non succede, perché la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di emanare un'ordinanza sindacale che consente l'accesso in tutti i luoghi pubblici del territorio. Ci sono comuni che non fanno entrare al cimitero la persona con il proprio cane. Queste sono piccole follie, però che sono reali. Oppure, chiudo, scusa Rocco. Fai. Ne dico soltanto una, perché è capitato qua, abbiamo anche noi dei fenomeni che ogni tanto spuntano fuori, fenomeni che tra l'altro ricoprono anche cariche istituzionali, che spuntano fuori e chiedono l'introduzione di una tassa da far pagare in più sull'igiene urbana per chi possiede un cane. Cioè, per questo vi dico, cioè, è molto difficile lavorare in questo ambito, perché devi fare attenzione al fuoco nemico, ma soprattutto anche al fuoco amico. Sì, che poi appunto è pieno di paradossi, perché tu citavi la problematica emotiva di non poter entrare al cimitero col proprio cane, come in tanti altri posti, in alcuni luoghi. Ammesso in un contesto che il cane non deve seguirci sempre. Cioè, da un punto di vista cinofilo siamo d'accordo, io il mio cane non viene mai con me, non viene al supermercato, non viene da nessuna parte, il mio cane viene al parco, viene a fare attività e si diverte. Però è il momento in cui io da cittadino ho la necessità oggettiva, perché non posso fare diversamente, devo andare in un luogo pubblico e il mio cane per qualsiasi motivo non può stare altrove, io devo potermelo portare. Perché non c'è nulla di male, qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, a livello nazionale pensiamoci. E il paradosso, per esempio, del cimitero, stiamo investendo dei soldi, immagino a Torino, ho letto l'altra volta, per fare un grande cimitero per gli animali, ma anche lì a Mendoza, perché è bella l'iniziativa del cimitero per gli animali, però no? Fateci godere da vivo questi animali, quindi aiutateci a sostenerli. Insomma, purtroppo torniamo sempre su questo qua. E impegno politico, troppa propaganda forse, troppa demagogia sugli animali, soprattutto la politica si può fare in maniera più senso dietro agli animali, quindi potrebbero trovare ampi spazi. Prima di salutarci, qualcosa di quando parliamo di abbandono con Francesca, mi riferisco. L'abbandono eclatante è quello che immaginiamo, il cane legato in autostrada o lasciato in autogrill. Poi ci sono degli abbandoni più piccoli, il cane in giardino, il cane che vive sempre la catena, il cane, quelli sono delle forme di abbandono. Assolutamente. Ma da questo punto di vista ci sono, cioè come funziona dal punto di vista, cioè che cosa rischia? Sono delle scale, dei rischi diversi, dei reati diversi. Faccio fatica a sentire la domanda, quindi credo di aver capito, ma non ne sono sicura, quindi se la risposta non è consona alla domanda fermami. Mi chiedi quali sono le sanzioni previste e i reati previsti in caso di abbandono. Esatto. Allora, molto rumore. Senza scendere nei particolari, nella legge del 2004 esisteva un solo articolo praticamente del codice penale che puniva, era l'articolo 727, che puniva delle condotte illecite nei confronti degli animali, e quindi questo articolo era un po' un grosso contenitore dove uno cercava di farci stare un po' quello che si riusciva a far stare. Con questa legge del 2004 sono stati introdotti gli articoli 544 bis, ter, eccetera, che puniscono invece in maniera molto più precisa l'uccisione di animali, il maltrattamento di animali, per cui l'articolo 727 è stato, diciamo, più mantenuto come l'articolo che punisce proprio l'abbandono degli animali. L'abbandono che però va inteso, perché abbandonare un animale non vuol solo dire, come dicevi tu, la gesta eclatante del abbandonare il cane in autostrada, che tutti conosciamo, ma anche per esempio abbandonarlo in un campo e non curarlo, quindi la trascuratezza, la negligenza, quindi anche un comportamento colposo, ed è molto importante questo, e che
ovviamente genera una punizione anche nel caso in cui un soggetto non commette un reato volontariamente. Quindi io non abbandono l'animale volontariamente per strada, ma non me ne curo. Certo. Questo è fondamentale. Ovviamente poi i reati si possono fare, perché se io per esempio commetto un abbandono e un maltrattamento, perché un abbandono è anche un maltrattamento, posso essere punita per i reati in combinato disposto, l'articolo 727 e il 544, e quindi si possono anche sommare le varie pene, che non sono ovviamente pene altissime, e noi però c'è un rischio. Speriamo che siano sempre più alte, però comunque prevedono anche la reclusione, per esempio nel caso del 727 la reclusione fino a un anno, che comunque è significativo. Sì, certo, in questo caso si tratta più di applicazione di queste leggi, anche se ci sembrano magari non così importanti, ma cominciare ad applicarle in maniera un pochino più frequente. Allora, io direi che si è fatta una certa ora, dobbiamo tutti e tre andare a cenare, è un argomento anche questo che si potrebbe andare avanti per ore, ma il succo della questione era cercare di trovare degli spunti per andare sul concreto e quindi invitare chi di dovere a provare a fare qualcosa di concreto, ma finalmente abbassarci l'IVA, per favore, e farti scaricare i farmaci in maniera più decente. Quello aiuta perché hanno bisogno. Enrico Bonato mi ricorda che abbiamo una il 7 agosto, va bene, lo saluto, ci sarò. Elisa Caudone giustamente dice una piaga senza fine, gli abbandoni. E la sensazione è proprio questa qua, come mi dice Elisa, che adesso va in onda, questa sensazione di disarmante, no? Cioè, ci si impegna impotenza. Impotenza, esatto, questa purtroppo è un po' la sensazione. E su questo io solitamente chiudo sempre in positivo le dirette, però in questo caso lascio un quesito, e questo momento mi sente di disturbo, perché una soluzione per eterna non la vedo, speriamo che ci possa essere. Va bene? Certo. Sì, diciamo che questi sono dati che purtroppo saranno in incremento, a meno che non si dia sostanza alle tante troppe parole che facciamo. Come dicevo qualche tempo fa, io mi sentirei di lanciare 4-5 punti chiave intervenire in maniera puntuale. Il primo è l'inserimento nello stato di famiglia dell'animale domestico, la fiscalità amica degli animali, che faceva riferimento prima Francesca, abbiamo un IVA al 22%, sono sostanzialmente beni di lusso i nostri animali. La sostenibilità delle cure con equiparazione terapeutica tra farmaci uso animale e farmaci uso umano, regolamentazione tra farmaci generici anche in veterinaria, che ritengo che questa sia una cosa fondamentale, aumento della quota di detraibilità fiscale, ne facevi prima menzione tu, Rocco, perché davvero è una presa in giro quando andiamo a fare poi a detrarre le spese che insomma, abbiamo sostenuto, e 5 incentivi economici sì, per chi adotta un canile. Bene, sono punti, speriamo che qualcuno ti ascolti più di così. Ma noi faremo il nostro, insomma. Va bene, niente, io vi ringrazio e ci rivediamo magari più avanti a settembre, magari facciamo un punto di come è andata quest'estate, anche se l'argomento abbiamo visto è molto molto più vasto. Grazie a tutti, grazie. Buona serata e ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.